the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. Sono anche rifatta un'unghia che ieri si è staccata perché forse non avevo messo bene il primer, e solo che ho messo troppi brillantini e si vede un po' la differenza. Buongiorno, benvenuti in un nuovo video, siamo sabato mattina, io ho fatto la doccia, avete visto, ho preso gli integratori, ho fatto colazione. Dice Ale che si sta facendo un panino col prosciutto e la mozzarella. Ciao Ale. Ciao. Questa mattina non ho niente in particolare in programma, ho qualche lavatrice da fare di sicuro, riordinare un pochino casa, dare una pulita dove serve. La spesa l'ho già fatta online, ma questo weekend siamo un po' impegnati, stasera abbiamo un impegno, domani a pranzo ne abbiamo un altro, quindi la consegna sarà lunedì sera perché è l'unico momento libero, e poi in altri momenti che invece potevano essere giusti non c'erano spazi per le consegne a casa, quindi insomma ho dovuto ripiegare su lunedì, che tanto sarò in smart, quindi dopo le 6 tranquillamente posso prendere la spesa. Io adesso vado a fare due lavatrici giù, così almeno mi porto avanti, e poi devo capire cosa preparare per pranzo. Claudio è sempre a dieta, quindi per lui ho già l'indicazione nel menù, e per noi non lo so, adesso mi ingegno. Allora, giovedì, che ero in ufficio, ho fatto un po' di shopping. Ora vi mostro che cosa ho preso. Sono andata da Tezenis e ho preso due canotte di queste qua senza le cuciture, sono davvero molto comode sia come canottiera che come sottogiacca. Voilà, così. Ne ho presa una nera e una bianca, che però ce l'ho addosso quindi non posso farvela vedere. E poi sono andata da Scarpe Scarpe, dicevo, sono andata da Scarpe Scarpe, sapete che c'è tutta una linea di vestiti che hanno lì in negozio, che è questa qua. Cioè sia questa marca qua che Holly, tutte e due ci sono. E ho preso questi jeans che sono veramente molto carini, vestono molto bene. Hanno questo dettaglio sulla fine gamba col brillantino. E poi anche dietro sulla tasca hanno questo triangolino. Sono un po' un'imitazione di Guess, secondo me, perché questo mi dà l'idea di Guess, e mi hanno dato anche uno sconto per Barrow Cosmetics, che io però non mi ero trovata molto bene, quindi se volete copiatevelo questo qua. E cosa volevo dire, ho preso una taglia M e mi veste perfetta, e li ho pagati neanche tanto, 40 euro. Sono veramente molto carini, vestono bene, non sono a vita bassa ma né a vita alta, sono giusti e sono davvero comodi, un po' elasticizzati, il colore mi piace moltissimo
e basta, un ottimo acquisto. Questi sono i miei acquisti di giovedì, da scarpe e The Zenis, le canottiere. Mentre mi mangio il panino che ha l'avanzato, perché ci ho messo dentro 8 etti di prosciutto e quindi a un certo punto non ce la faceva più a mangiarlo, ho preparato anche il pranzo. Ho fatto il pollo, l'ho condito con, all'interno metto sempre burro, rosmarino, salvia, e prima mettevo l'aglio, adesso non lo metto più perché Claudio non lo digerisce, e poi lo copro così con lassagnola, lo faccio cuocere circa 30 minuti, la carne diventa molto più morbida in questo modo, e dopo 30 minuti tolgo lassagnola e lo faccio cuocere magari col grill, così fa un po' di crosticina, la pelle diventa croccante ed è veramente buonissimo. Dentro, come vi ho detto, ci metto salvia, rosmarino, un po' di condimenti tipo ariosto e il burro e basta, e poi lo bagno un pochino col vino mentre cuoce, ma niente di che, giusto per fare un pochino di puccino, ed è veramente super super buono. Sono molto contenta anche perché mi è arrivato finalmente il libro di Federica Baiesi, è una mia super follower su Instagram, ma forse anche qui su YouTube. Mi ha contattato tempo fa, mi ha detto: guarda Sefi, sto scrivendo un libro, ti va se ti mando le prime pagine da leggere, così mi dici cosa ne pensi? E io ho letto le prime 10 pagine e sono rimasta veramente colpita, perché mi ha proprio riportato alla mia infanzia, e quindi l'ho subito preordinato. Poi ci ho voluto qualche mese per la stampa e tutto il resto, e adesso finalmente mi è arrivato, così posso iniziare a leggerlo. Federica Baiesi, come vi ho detto, la trovate su Instagram. Tra l'altro, una cosa molto interessante di questo libro è che Federica ha fatto anche la colonna sonora, quindi voi scansionando il QR code vi mettete sotto la colonna sonora che ha inserito lei per leggere questo libro, e poi andate a leggerlo con la musica di sottofondo, che è veramente una cosa molto molto interessante. Sono super contenta e vado a leggerlo. Credo da stasera lo inizio, tanto non è un librone, quindi secondo me in un paio di settimane dovrei finirlo. Grazie, grazie Fede. Allora, intanto si è fatto mezzogiorno, io sono un po' indietro con la preparazione del pollo, devo dire. Pensavo di metterci di meno, ma in effetti non ho proprio calcolato bene i tempi. Comunque, Claudio non è ancora rientrato, quindi ne approfitto per andare, tutto buio, aspettate che accendo, tac, ta-da, e luce fu. Dicevo, ne approfitto, visto che non è ancora arrivato e visto che il pranzo non è ancora pronto, per andare a fare una lavatrice, così almeno mi porto avanti un pochino sul discorso lavanderia, pochino.
vorrei farvi vedere l'outfit se riesco. Ok, allora mi sono messa questa magliettina, che è quella che ho preso da Pittarello, ve l'ho già fatta vedere in uno degli ultimi video. Sotto ho messo la canotta che ho preso da Tezenis, quella senza cucitura, vedete? Sta proprio bene, mi piace. Si vede un po' la pancetta perché è proprio super aderente, però chi se ne frega, e tanto sta sotto. E poi i jeans nuovi, quelli che ho preso da Scarpe e Scarpe. Sì, wow. Li ho fatti vedere prima nelle precedenti clip. Sono molto contenta, questa magliettina mi piace molto. Vedete che essendo molto trasparente non si può mettere assolutamente senza la canottiera sotto, però sta molto bene. Voilà, pronta. Allora, visto che ha smesso di piovere, io e Ale usciamo, andiamo a fare un giro per negozi, magari da Pittarello vestiti, da Action, adesso vedo, facciamo un giretto, vediamo se ci serve qualcosa, oppure facciamo un giretto e basta, sei d'accordo? Sì. Dai, andiamo. Allora, magicamente sta uscendo anche il sole, guarda, te ne sei accorto? Sì. Quindi ha smesso di piovere, è uscito il sole, vuol dire che noi dobbiamo andare a fare un giro per negozi. Allora, pensavo di andare, Ale, senti qua, da Pittarello vestiti, faccio un giro veloce, se c'è qualcosa che mi interessa lo prendo e scappiamo. E poi vorrei andare da Action, da Happy Casa, e dovrei fare un salto anche da Decathlon, perché vorrei prendere due asciugamani per la palestra per Claudio e Daniele, perché stanno usando gli asciugamani del bagno, che non è che proprio sia una gran figata, e quindi insomma van bene, però vorrei prendere i due asciugamani per la palestra un po' carini, e quindi questi più o meno sono i giri che faremo. Ci stai? Che faccia sveglia che hai? Tutto bene? Se qualcosa mi interessa? Non lo so, vediamo. Cosa potrebbe interessarti di preciso? Tipo dei vestiti. Dei vestiti? Abbiamo preso da Decathlon, abbiamo preso una magliettina per Ale, posso? Se no non si vede, con scritto Gravity, grigia, maniche corte, poi abbiamo preso una felpa rossa di Pile, che la metterà due giorni perché tra un po' inizierà a fare caldo e l'anno prossimo la cestiniamo, ma c'ha un testone e non mi ascolta mai neanche se gli spiego le cose, quindi questa qui. Poi ho preso gli asciugamani per Claudio e Daniele, questi qua, fatti così, sono classici asciugamani, devo solo ancora lavarli. E poi ho preso un altro turbante rosa, perché il mio si sta un po' rovinando, e allora ho preso un altro, c'era sia rosa che verde acqua. Questi sono molto comodi, asciugano benissimo i capelli e sono facili da utilizzare, il bottone, l'elastico, si fissano facilmente, sono veramente molto molto carini. Poi siamo andati al Carrefour, non abbiamo fatto grossi giri, vi faccio vedere che cosa abbiamo preso. Allora, sì sì, puoi andare a ritirarli. Allora, ho preso le uova, poi ho preso il barattolone, la confezione grande di Total, questa qui è mezzo chilo se non sbaglio, così faccio poi le monoporzioni per Claudio insieme alla frutta frullata o qualcos'altro, insomma. Qui ho preso le mele, poi ho preso una bottiglia di prosecco che era in offerta, poi ho preso mirtilli
e i lamponi, questi vorrei farli frullati insieme allo yogurt per Claudio. Ale si è preso i biscotti, gli Oreo, poi ho preso il pane bianco che era finito, ho preso la marmellata sempre per Claudio che era finita, questa qui di rigoni, a lui piace l'albicocca e quindi gliel'ho presa l'albicocca visto che c'era. Per ultimo ho preso un mango, sempre da fare in abbinata allo yogurt, insomma ho preso tutto per Claudio praticamente, a parte il prosecco e i biscotti, il resto è spesa per lui. Allora, è passato un po' di tempo dall'ultima clip, io ho fatto in tempo a fare mezz'oretta di pisolino, ho ritirato tutte le cose che abbiamo preso, ho messo a lavare le asciugamani, turbante, eccetera, ho già scaricato una lavatrice e l'ho già riempita di nuovo, così almeno mi porto avanti, e adesso dovrei avere più soltanto una lavatrice dei bianchi che farò domani. E poi ci dobbiamo preparare per uscire, andremo via verso le 7:20, quindi adesso sono le 17:35. Dani su che studia, Ale di là che sta giocando, fra una mezz'oretta lo chiamo e gli faccio fare la doccia. Claudio sta facendo un pisolino, si deve fare la doccia anche lui, ma la farà poi dopo Ale o prima, non lo so, insomma quando si sveglia, e basta, poi andiamo. Io ancora la vassoviglie da svuotare e ho due cose del pranzo da mettere dentro, ma ci metterò 10 minuti, magari lo faccio adesso. E basta, io chiuderei qui questo video che mi sembra già abbastanza lungo, ho già montato tutto il pre che avete visto fino adesso, mi manca di inserire questa ultima clip di saluti e basta, ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio ancora per tutti i commenti che mi avete lasciato su YouTube nel sondaggio, siete stati tantissimi. E ho capito che praticamente la maggior parte delle persone che mi segue, che già me lo aveva detto YouTube, quindi è corretto il calcolo, è over 50, quindi dai 40 ai 60 e oltre. E vi ringrazio tantissimo per aver risposto, per avermi lasciato un commento, per avermi messo un cuoricino, grazie davvero di cuore a tutti, perché per me, come sapete, è super super importante. Vi mando un grosso bacio, vi auguro una buona domenica e noi ci vediamo forse lunedì o martedì, adesso vedo come sono messa con gli impegni e col lavoro. Ciao, buon weekend!